Ciao ragazzi, buongiorno, buongiorno. Vorrei provare a fare un vlog, degli spezzoni magari di qualche giornata, anche perché la mia vita è casa lavoro durante la settimana e basta dal lunedì al sabato, quindi ci si potrebbe un po' annoiare. Intanto vi faccio vedere il mio cuscino. Sono qua sul divano, mi sono messa il siero di Yves Rocher, adesso ve lo faccio vedere. Sono truccata e prima di andare al lavoro mi dedico un po' alla maglia. Lavoro a maglia perché sennò mi esaurisco. Tra un po' parto e vado a lavorare, insomma. Aspettate che mi porto dietro il filo della lana, invece. Mi devo lavare solo i denti e pettinarmi. Allora, ho utilizzato il Sebo Vegetal, questo siero qua di Yves Rocher, è antiossidante, non è che mi fa tanto impazzire, ma ce l'ho, lo devo finire. E in più ho messo il contorno occhi sempre di Yves Rocher, questo qua, pur blu, che ha la pallina in metallo. Non è male, ragazzi. Poi sto utilizzando come gel detergente viso questo di Clinians, che l'avevo aperto perché ero stata via qualche giorno e vorrei terminarlo. Boh, un gel fresco mi sa che ce l'ho anche in full size, ma non è che mi entusiasma molto. Come trucco ho utilizzato di Faberlic questo ombretto sotto in crema come base oro e questo ombretto rosa di Kiko, che adoro, ma è super super rosa. Vediamo se con una mano riesco ad aprirlo. No. Allora ci facciamo aiutare anche dai denti. Eccolo qua. Questo qui è super rosa, ma mi piace davvero tanto, è il 2,20. E poi ho utilizzato una matita della NYX, che è questa qua, verde. Niente di che, anche perché appunto al lavoro più di tanto non mi posso truccare. Finisco di lavorare un pochino a maglia, sto facendo uno scaldacollo per la collega e poi me ne vado al lavoro. Questo qua è lo scaldacollo. Eccolo qua. E poi vi porto con me al lavoro, vado a ritirare anche dei prodotti di Yves Rocher, così vi faccio vedere anche quelli. Ci vediamo tra un poco. Grazie, eccomi qua, sono nel parcheggio del lavoro, sono andata a ritirare dalla ragazza che mi fa la presentatrice i prodotti di Yves Rocher che ho ordinato questo siero perché mi ero trovata bene, ce l'ho ancora da terminare. È un siero fortificante, trattamento fortificante cuoio capelluto, capelli devitalizzati, perdita di densità. Era in offerta e ne ho approfittato perché l'avevo messo in utilizzo. L'inci è fatto anche bene, l'avevo messo in utilizzo, poi ho traslocato, pensavo di averlo finito, mi ero trovata bene, in verità ho visto che ce l'ho ancora dentro a uno scatolone, comunque nessun problema perché sto finendo le mie goccine per perdita di capelli, quindi ottimo. Mi ha dato in omaggio questo lip balsamo a Juice Berries, questo balsamo labbra a il mirtillo. E poi ho comprato anche questo deodorante 24 ore con menta di Bretagna e limone. Io ne avevo provato uno neutro e mi era piaciuto davvero tanto, ve l'avevo fatto vedere anche nei terminati dei prodotti. Io ho voluto provare questo qua, l'inci, anche questo è fatto bene, senza sali di alluminio né niente, e io amo la menta, quindi ho detto insomma, perché no, magari la menta anche in estate mi dà un po' più di sicurezza. Mi ha riempito di campioncini, è sempre gentilissima, mi ha dato questa crema per i capelli di styling. Qua dice crema modellante per capelli ricci, che già l'avevo provata e mi era piaciuta. Questo deve essere nuova, sì. Crema balsamo, vediamo. Nutriente di mele bio, sì, deve essere la nuova linea. Poi mi ha dato questo campioncino di Pur Menta 3 in 1, questo detergente viso che è buono. E poi due profumini, sono salviette profumini e sono buone. Ecco ragazzi, intanto questo è quanto, così almeno vi ho fatto vedere direttamente. Cosa c'è qua? Oh, un biglietto. Vabbè, io prendo le mie cose, la mia sacchetta della merenda, mi sono portata dei mandarini, acqua e dei taralli che ho da finire. Eccoli qua, la mia sacchetta della merenda. Vado a timbrare che sono in ritardo e ci vediamo dopo.
Eccomi qua ragazzi, alla fine io mi ero segnata, ora avevo chiesto un permesso perché volevo andare a farmi un po' di spesa, ma niente, non c'è stato verso. Sono appena arrivata a casa, sono le 8:30, adesso cercherò di capire cosa fare di colazione. Sì, di colazione, buonanotte, sono stanchissima. Cercherò di capire cosa fare di cena. Non sono molto abituata a fare i vlog, devo averne fatto uno o due in tutta la mia vita di YouTube, quindi portate pazienza. Però insomma, dai, volevo fare qualcosa con voi, proprio vita mondana, quotidiana, tanto dito davanti. Penso che vi verrà anche da vomitare, no? Sì, dai, vediamo un po' cosa fare a cena. Ok, allora lo chef Ilenia oggi propone. Meno male che ho tirato fuori dal freezer una vellutata di zucca che avevo fatto. Metterò un pochino di pastina. Non ceno da sola, quindi cosa offro? Niente. Poi stracchino, questo qua è pascoli italiani. Scalderò un po' di piadina perché non ho il pane. Quindi utilizzerò la piadina come pane. Eccola qui. E come verdura ho intenzione di fare fagioli. Unire anche questi qui della Bonduelle, fagioli e mais e tagliare un po' di scalogno. Tutto qua. Vado a lavarmi intanto le mani. Poi ho visto che ho la zucca ammuffita, quindi dovrò anche tagliarla. Buongiorno ragazze, buongiorno. Oggi vado al lavoro un po' più tardi, quindi iniziamo un vlog. Purtroppo la mia vita è casa lavoro e ho chiesto dei permessi per poter andare via questa settimana qualche ora prima, ma purtroppo non c'è personale e di conseguenza sto rimanendo al lavoro. Mi vedete un po' leggermente un ticcio in faccia, anche se la maschera si è assorbita del tutto. Adesso vado a risciacquarla, vi faccio vedere poi che maschera ho messo. Le mie mattinate si svolgono così. Oggi, essendo che vado un po' più tardi, mi sto riposando un po' di più. Se no, di solito mi alzo, faccio i classici lavori in casa, quindi se c'è da piegare, piego. Stamattina ho messo via i vestiti che avevo piegato ieri sera, perché poi ho steso uno stendino, insomma. Ho steso i panni, di solito faccio la lavastoviglie, classiche robe, poi mi metto una maschera e ne approfitto per leggere o per fare un po', come avete visto l'altra volta, lavori a maglia. Di solito leggo un po' un libro, adesso sto leggendo Banana Yoshimoto, Il corpo sa tutto. Io vi consiglio questa scrittrice qua, l'ho scoperta ancora in età adolescente e mi piace da morire. Banana Yoshimoto fa di quei libri fantastici. Delfini è stato il mio libro preferito. Mentre oggi ho deciso di terminare, siccome ho un sacco di giornali stravecchi da finire di leggere che erano ancora imballati per il trasloco, cioè ho giornali di giugno dell'anno scorso, ottobre dell'anno scorso da leggere, quindi sono molto aggiornata con le novità. Adesso sto leggendo Intimità. Me l'ha fatto scoprire una signora anziana, diciamo, però c'era anche un libro a 7,90 euro, mi interessava anche il libro, però vi dico la verità che come giornale non è il solito giornale di moda dove solita pubblicità, solite cose. Devo dire che racconta un sacco di vite delle persone, vite quotidiane, quindi per cambiare un po' non mi dispiace. Adesso chiudo in bagno, bisogna sistemare quella porta lì perché con l'umidità non si sistema. Io sono in pigiamata, scusate la mise. Ho fatto questo scrub, sugar scrub. Adesso lo metto a scolare perché poi lo metto nei terminati. E ho fatto questa maschera qua che mi aveva regalato Ombretta tempo fa. Ieri per fortuna sono andata, vedete che ce n'è ancora un po'. Ieri sono andata,
in garage, che ho ancora degli scatoloni, ho visto che avevo delle robe aperte da tantissimo tempo, ho detto aspetta che le porto su, e una era questa qui, maschera idratante, rivitalizzante vegana per tutti i tipi di pelle della Essence alla canapa, è una maschera jelly. Adesso preparo la torta salata per stasera e poi vado a risciacquarmi la maschera, insomma. Ho cotto già gli spinaci. Adesso li faccio vedere, li ho messi fuori a raffreddare perché devo metterli nella pasta sfoglia. Questi qui sono gli spinaci. Era un bustone di Eurospin. La faccio adesso perché tanto so che anche stasera rimarrò al lavoro. Non c'è, ripeto, non c'è personale, quindi mi tocca stare al lavoro, non ho tempo di cucinare, sono stufa di riscaldare robe. Allora ho detto, visto che oggi vado al lavoro un po' più tardi, ne approfitto. Poi vediamo un po' come posizionarvi anche magari. Ok, così vedete un po' di miseria in pigiama. Pasta sfoglia, ho messo sotto delle sottilette. Vado a prendere la forchetta e arrivo. Eccomi qua, prendo un po' di spinaci che si sono raffreddati. Mi raccomando, ragazzi, io adoro fare le torte salate con le verdure, anche perché è un modo per mangiare le verdure che magari non vi entusiasmano tanto o non vi piacciono tanto. Però ricordatevi sempre, quando fate queste torte salate qua, di preparare le verdure, di scolarle bene. Infatti adesso le sto schiacciando perché comunque gli spinaci sono delle verdure che si riempiono un pochino di acqua, ma ricordatevi anche di lasciarle raffreddare, perché sennò, ragazze, cuocete la pasta sfoglia sotto. E qual è il problema? Che poi vi si bucherà e praticamente una volta cotta ci sarà un buco sotto. Mi era già successo. Cerco di non metterla tanto nei bordi perché c'è poca pasta sfoglia, quindi mi concentro più sul centro. Dopo non è che deve venire fuori perfetta. Io le ho cotte con un cuore di brodo, al posto del sale ho messo un cuore di brodo, per le verdure. Ho messo un po' di aglio, cipolla e un filo di olio. Adesso metto un pacchettino di guanciale a petali. Io di solito faccio anche le torte salate come svuota frigo. Quello che sta per scadere, formaggio, non formaggio, ce lo metto sopra. Vabbè, vado ad aprirlo. È anche un'ottima idea, di conseguenza, se avete magari dei formaggi che stanno per scadere, degli affettati che stanno per scadere. A volte magari ci metto dentro il Wuster, quello che ho verso la scadenza lo metto dentro. Adesso avevo fatalità questi petali qua di guanciale che stanno per scadere, e quindi meglio di così, anche perché spinaci e guanciale a me piacciono tanto, mi piace tanto, ma guanciale oppure la pancetta con lo speck è un'abbinata che proprio mi piace tanto. Ok. Quindi ragazze, cioè praticamente in 5 minuti avete già fatto la cena, perché è un piatto super veloce. Adesso lo vado a infornare. Venite con me che lo inforniamo insieme. Eccolo qui. Si inforna facilmente, vi posiziono qua sopra il microonde, nel senso che non ha bisogno di essere seguito o non seguito. Adesso io ho messo il forno a scaldare. Io faccio così, ragazze, metto intanto lo basso a 180, metto 10 minuti e lo lascio statico. Quando suonerà la sveglia, lo metterò altri 10 minuti sempre a 180, però lo metterò ventilato. Intanto vado a risciacquarmi la maschera. Poi mi faccio un caffè e mi lavo i denti e mi trucco. Allora, intanto prendo il pannetto che è da lavare, di solito lo lavo una volta a settimana, perché comunque non sempre faccio questo, l'ho usato anche per questo lato, l'ho usato per struccarmi domenica scorsa che ero truccata, e non sempre faccio le queste qua, spesso uso quelle di tessuto, ecco perché lo lavo una volta a settimana. Mi risciacquo e arrivo. Ok, risciacquo fatto. Adesso prendo il tonico. Ho il dischetto qua da finire. Qui vi faccio vedere i prodotti, poi lo faccio fuori
fuori. Questo è un tonico russo, non so se vedete le scritte, perché, sì, in russo. Comunque è un tonico all'ossigeno di Faberlic. Purtroppo non si può più comprare da questa azienda qua dopo il discorso della guerra. Poi metterò il mio contorno occhi di Yves Rocher e come al solito questo siero qua, perché utilizzo il siero alla vitamina C di L'Oreal, che è il mio preferito, ma al momento lo sto utilizzando solo nel fine settimana. Voglio fare ancora febbraio solo nel fine settimana e poi voglio fare marzo proprio il boom. Ho fatto gennaio e febbraio così solo nel weekend, quindi sabato e domenica, mentre con marzo voglio fare il mese pieno di vitamina C mattina e sera, quindi intanto mi focalizzo anche nel finire questo qua in modo che non mi rimanga poi aperto. E basta. Basta. Allora, ragazze, finché intanto mi si asciuga il contorno occhi e il siero, io il contorno occhi lo spalmo bene con lo massaggio bene con il roll sotto, ma poi lo lascio che si assorba da solo. Intanto vi faccio vedere i prodotti che uso alla sera, perché alla sera non sto registrando niente di vlog, perché arrivo a casa tardissimo, sono le 9. Quando arrivo a casa mangio al volo, mi faccio una doccia e scappo a letto o attacco una lavatrice, quindi niente di così entusiasmante. Mi stucco, comunque se sono truccato mi faccio la mia solita detersione, così sto utilizzando non sempre, però il latte detergente della Geomar Bio, questo me l'aveva mandato Ombretta. Io non amo il latte detergente, questo qua un po' puzza, però l'utilizzo tanto per fare anche la doppia detersione nei weekend che sono proprio truccata con fondotinta e quant'altro. Alla sera metto questo Intensive Moisturizing Cream, crema idratante a base di miele, ripara la pelle. Eccola qui, questa qui è di Farm Fresh e l'avevo presa su Niche Beauty Lab. È una crema molto idratante, però ragazzi, vi assicuro che qua c'è ancora un tempo di cacca. Adesso si è alzata, ma prima, scusate la mia mise da dietro in pigiama. E stamattina c'era anche la nebbia, quindi ecco. E alla sera, tra il freddo e tutto, intanto è suonato il forno, ho fatto un infarto. La sera, tra tutto quanto, mi serve proprio una crema idratante. Mi strucco con questa qui acqua micellare di Licia, che lo sto finendo, non mi fa impazzire. Poi sto utilizzando questa crema qua di pH Bio, zucca e peptidi, che devo dire che è molto buona, è bella idratante, fa un po' di scia bianca come tutte le creme naturali, ma è bella idratante. Ho messo poi in utilizzo questa Dermolab anticellulite snellente, ma in verità stasera credo che dovrò finire, perché la voglio tagliare. Queste le ho trovate, questa ce l'avevo qua, Geomar crema d'urto, ma voglio finire anche questa qui. Le ho messe qua sulla lavatrice perché mi ricordo che devo tagliarle. Dottor Pignac, Timo e Bergamotto, crema balsamica, la utilizzavo in estate, ma ragazze, è aperta da troppo tempo, l'ho trovata nello scatolone e di conseguenza quasi quasi gli do. Alzo un pochino la temperatura a 200 e gli do altri 5 minuti, così poi lo giro a ventilato. E quindi ecco, questo è quello che poi farò. Vedete, ieri ho steso. Questo è quello che farò poi alla sera, insomma. Intanto mi faccio un caffè, aspetto che si asciuga ancora un po' il contorno occhi, tanto è ancora presto, e poi andrò a truccarmi. Dove vi piazzo? Vi piazzo qua, dai, finché mi faccio il caffè. Mi fate compagnia. Ho la De'Longhi e uso o le cialde. Quindi di solito uso queste qui, ma principalmente le utilizzo quasi quasi, sapete cosa faccio? Principalmente le utilizzo quando faccio il turno di mattina perché sono comode, e quando faccio il turno del pomeriggio uso la polvere, però quasi quasi oggi utilizzerei una cialda più che altro di quelle a qualche gusto, vediamo, ginseng o nocciola. Facciamo nocciola, dai. Quindi prendo la capsula apposta,
Ho il mio cassettino che ho preso da Lidl, la cassettiera, questo è alla nocciola. Così mi faccio il caffè alla nocciola, controllo se manca acqua. Sì, devo mettere anche l'acqua dopo. E poi, quasi quasi, sapete cosa ci sciolgo dentro? Un cucchiaino di cioccolato, visto che non pranzo perché l'orario del lavoro è terribile, nel senso che adesso devo parto a 20 a mezzogiorno, quindi cosa pranzo? Non pranzo una mazza e di conseguenza mi ci metto dentro il cucchiaino. Anche perché non è zuccherato il caffè alla nocciola e quindi ne approfitto. Mamma mia. Per quello, ragazzi, ha un ottimo profumo, mamma mamma. È buonissimo, non è zuccherato. È uno dei pochi caffè aromatici senza zucchero. Mi ha preso per quello perché sennò sono pieni di sciroppo di glucosa e quant'altro. Almeno uno così, se vuole, se lo dolcifica. Oppure metto la pannetta. In questo caso metto un cucchiaino di cioccolato e sono a posto. Vado avanti. Metto l'acqua nella macchinetta, mi vesto e poi ci vediamo per truccarci insieme. Ok, ragazze, mi sono vestita, ho questo maglioncino morbido e una tuta niente di particolare, tanto poi mi devo mettere la divisa e vorrei truccarmi con voi. Niente, ci trucchiamo di là perché non saprei come mettervi. E di conseguenza mi rimetto qua sul microonde. Allora, metto semplicemente questo ombretto liquido di Faberlic, lo metto su tutta la palpebra, da fare proprio una base. Non mi piace tanto e di conseguenza lo uso così. Perché è un ombretto che comunque non dura tanto, purtroppo neanche con il primer sotto, e di conseguenza adesso vi faccio vedere come lo asciugo. Lo lascio un po' asciugare e poi arrivo, faccio passare almeno un minuto e mezzo, se no rimane appiccicoso e si fa un pastone. Eccomi qua, ragazzi, sono tornata e nel frattempo ho spento la torta salata, mi sono lavato i denti, ho usato il colluttorio, così dopo mi siedo l'ultima mezz'ora per finire di leggere il giornale. Intanto vedete, uso questo ombretto qui e lo metto, ragazze, anche se va a coprire comunque l'oro, devo dire che mi piace perché si travede un po' lo stesso l'oro e mettendolo così l'ombretto dura. Tira fuori comunque un bel colore luminoso. E poi, ragazze, per andare al lavoro faccio una roba super, super, super veloce. Matita verde NYX e poi utilizzo il mascara di Essence, questo qua, I Love Extreme. Devo dire che io non utilizzo, chi mi segue lo sa, non utilizzo mascara costosi perché adesso ho ricominciato a truccarmi, era da un po' che avevo smesso di truccarmi. Ciao, ciao, mi stavo facendo cadere. Però, essendo che lo utilizzavo tutti i giorni, dopo massimo 2 mesi lo cestinavo un po' perché si seccava, un po' perché comunque finiva. E quindi non ho voglia di usare mascara costosi che dopo 2 mesi li cestino. Ieri mi sono lavato i capelli, ho fatto la treccia, quindi andrò via. Così mi metterò la fascia perché fuori fa freddo. Apro il forno, ragazze. Questa è la torta come è venuta fuori. E io la lascio semplicemente così, anche perché a casa non abbiamo animali, non c'è nessuno. E stasera, quando veniamo a casa, la troviamo pronta. La troviamo pronta. La mangerò praticamente così,
nel senso che a temperatura ambiente e basta. Vado a finire di truccarmi. Eccomi qua, ragazze, il trucco è finito, vedete, è semplice. Ho messo un po' di burro cacao intanto sulle labbra, Beauty Nature, questo qui nero, e la crema per le mani, mandorle dolci di Bottega Verde che avevo preso dentro a un giornale. Mi preparo gli integratori che prenderò prima di uscire. Scusate il mio faccione, non sono abituata a fare vlog, non c'è niente da fare, giuro che poi vedrò di risistemarmi, di ripigliarmi a fare i vlog, a parte che comunque quando faccio il turno del pomeriggio questa è la mia vita noiosa, insomma. Allora, ho terminato i funghetti di erbolario, quindi oggi mi vado a prendere una pastiglia di tea tree. Ieri ho terminato i funghetti e mi vado a prendere una pastiglia di Betotal, così finisco un po' la cura. Li preparo già, ma li andrò a bere proprio all'ultimo minuto prima di uscire. Mi preparo anche già il bicchierone di acqua, così poi prima di uscire pipì, integratori e via. Vi dicevo che appunto quando faccio il turno nel pomeriggio la vita è noiosa, nel senso che cerco di stare a letto se riesco il più possibile, perché comunque poi prima delle 9 non arrivo a casa. 8:30, 9, quindi mangio e vado a letto praticamente, faccio la doccia e vado a letto, quindi alla mattina cerco di riposarmi in questa maniera il più possibile. Poi ho da fare le classiche cose, lavatrice, lavastoviglie, e di conseguenza le mattinate passano così. Quando faccio il turno della mattina, invece magari qualche volta al pomeriggio vado a fare la spesa, se riesco vado a fare una passeggiata, vado a fare un po' di shopping. Però ragazze, lavorando da lunedì al sabato con i turni, purtroppo questa è la vita che si fa. Allora, ho tirato su perché sta venendo nebbia di nuovo. Questo è il telo che uso quando faccio il turno di mattina, che parto alle 4:30 per il vetro della macchina. Ho messo la felpa, il cappuccio della felpa che non era asciutto del tutto, l'ho messo sul termo che così almeno si assorbe bene bene il bagnato e non puzza. Basta ragazze, questo è quanto, torno un po' a leggere così mi riposo, ho ancora mezz'oretta e poi parto. Bene ragazze, io sono pronta per partire, mi sto infilando le scarpe, questa è la fascetta, l'avevo comprata poco prima di andare l'anno scorso da Ombretta e basta. Pronta, prontissima. Adesso vediamo se magari vi registro un'altra mattinata o un pomeriggio, magari la cena e poi chiudiamo il vlog, perché è vero che sono solo 2 mattine di vlog, però ripeto, quando faccio il turno del pomeriggio non c'è niente. Speravo di poter andare a fare un po' di shopping e quindi di portarvi con me, ma in verità manca personale, di conseguenza, appunto, come vi ho detto prima, non sto andando via dal lavoro prima e quindi anche per voi è giustamente un po' una monotonia. Quindi adesso vediamo, magari se mai vi faccio il salutino stasera con la cena o se proprio massimo lo terrò per il saluto la mattina di domani. Intanto vado e vi auguro buona giornata. Buongiorno ragazze, buongiorno, buongiorno. Allora, sono in macchina, quindi siete un po' sballottate perché sono in macchina. E cosa volevo dirvi? Aspettate perché io starei anche guidando comunque. Vi assicuro che sto guidando in una strada chiusa, quindi sto arrivando da mia mamma e è una strada lunghissima chiusa, quindi assolutamente non ci sono né pericoli né niente. Solo buca. Mia mamma praticamente abita in una via chiusa che si arriva da un'altra vietta e basta, ecco, quindi suonano anche piano. No, perché dopo cominciamo, oddio, oddio, usi il telefono alla guida. No, poi come vedete guardo la strada nonostante tutto perché ci tengo la mia macchina, ho solo una macchina, quindi anche se sono in strada da sola ci tengo la mia macchina. Mi serve per andare al lavoro, non ho possibilità di comprare macchine nuove un giorno sì e un giorno no.
cosa volevo dirvi? Niente, praticamente ragazzi, questo è un altro pezzettino, un buongiorno. Ieri appunto avete visto la torta salata, ne abbiamo avanzata a metà. Semmai stasera vi faccio vedere la parte mancata. Stasera come cena c'è la tartare del Lidl, quindi magari vi farò vedere questo spezzone qui e poi finisco a questo punto il vlog, perché cioè, starete dicendo che balle. Concordo perché appunto non faccio niente. Anche ieri non hanno mandato via nessuno al lavoro. Oggi è venerdì, figuriamoci, si mandano via persone. Domani è sabato, quindi arrivederci, grazie. E basta, quindi è inutile che vi porto con me, piuttosto magari vi porto con me in un altro video, diciamo, in un altro vlog, magari quando faccio il turno della mattina, che così al pomeriggio devo andare a Tigotà, devo andare a fare un po' di spesa, ecco che magari in questa maniera qua ha più senso. E basta, oggi piove, io sono arrivata, guardate che parcheggio. Ok, niente, oggi piove, tanto per fare qualcosa di diverso, no? Qua o c'è nebbia o piove o c'è freddo o c'è neve. E niente ragazzi, allora dai, vi faccio vedere la cena e intanto vi saluto. Quindi questo vlog finisce qua, portate pazienza, datemi consigli, se comunque vi piace lo stesso vedere anche un po' di vita mondana, nel senso cosa leggo, cosa faccio la mattina prima di andare al lavoro. Oggi sono anche struccata, ho questo treccione qui perché tanto ho il cappuccio, quindi buonanotte. E basta, vi mando un bacio grande e ci vediamo poi in un prossimo video. Ciao ragazzi, allora sono riuscita a venire a casa, sembra sia scoppiata una bomba, ma sto cucinando, finalmente sono arrivata a casa e posso cucinare. Questa era la torta salata dell'altro giorno che abbiamo fatto insieme, lì degli anelli di cipolla avanzati, questa sarà un po' di cena. In forno sto cucinando il bon roll al finocchio parmigiano con le patate, che sarà la cena per domani, ante aperte perché ho preso lui, perché sto facendo la torta allo yogurt. Questo qui è lo yogurt bianco di Eurospin e questo è l'impasto che adesso andrò a sbattere. Ho messo 3 uova, ho finito il cocco grattugiato, ho messo una bustina di vanillina, una fialetta di vaniglia, 200 g di gocce di cioccolato fondente della Perugina, che è là nella carta, che dopo porto fuori anche le immondizie, 200 di farina e una bustina solo di zucchero vanigliato, perché lo yogurt è già dolce, quindi non voglio aggiungere ulteriori zuccheri. Ecco, vado a montarlo e ci vediamo tra un pochino. Allora ragazzi, sarà anche bello andare a fare shopping, per carità, dopo il lavoro, ma vogliamo mettere, cioè venire a casa e preparare qualcosa di buono per la colazione del weekend. Allora prendo giusto un po', se riesco, di zucchero di canna e gli do una spolverata veloce sopra in modo che faccia la crosticina. Buonanotte, riuscire a prenderlo da lì. Più che altro anche perché ho sentito che era un po' acidulo, comunque a me piace così. 180 gradi, una mezz'ora, non si presta tanto questa pentola per il ciambellone, come impasto della torta allo yogurt, ma volevo provare ad utilizzarla visto che è nuova. 180 gradi, mezz'ora e via. Adesso vado a preparare le cose per fare la tagine, pollo e tacchino. Ho preso un petto di pollo intero, quindi andrò a tagliarlo a bocconcini, e bocconcini di fesa di tacchino. Adesso poi vi farò vedere. Ok ragazzi, a proposito, siete team shopping o cucina? A me piace cucinare perché non ho mai tempo, il poco tempo che ho, se posso venire a casa presto, preferisco farlo cucinando. Questa è la tagine, sotto dovete mettere un mercoledì, un spargifiamma, ho messo olio, ho messo il tacchino e adesso vado a tagliare il pollo.
E poi la bocconcini non l'ho trovato, quindi me lo taglio io. Dopodiché spezie come se ci fosse un domani. Prugne, metto questo qui di spezie, prugne. Andrebbero i pinoli, ma costano a bomba, quindi anacardi, prugne, un po' di uvetta e spezie su spezie su spezie e sale, quindi poi vi farò vedere. Ok, ragazze, allora attacchiamo la fiamma. Deve essere un po' a medio. Questo è, lo andrò le prugne. Vabbè, adesso le metto. L'andrò a mescolare dopo. Io intanto lo lascio cuocere così. Ho abbondato di spezie, nel senso che poi ho aggiunto un po' di paprika dolce e il curry. Io amo il curry, quindi ne ho messo davvero tanto. E un goccio di acqua calda. Se vedete che poi si attacca, aggiungete un po' di acqua a cottura finché non vado a preparare le prugne, lo chiudo. Ok, ragazzi, le prugne le ho tritate un po' grossolanamente, le ho risciacquate, adesso le metto dentro. Ecco qua, ho dato una prima mescolata velocemente. Non aggiungo sale perché ho messo un cuore di brodo vegetale. Se ce l'avete di pollo va bene, visto che è pollo tacchino. Altrimenti quello vegetale va benissimo. Ho alzato un po' la fiamma e ragazzi, la cottura è lenta perché è pollo tacchino, quindi ci vediamo a fine cottura. Ogni tanto ricordatevi di mescolarla, più che altro perché si attacca. Non è che si attacca, perché comunque tra le spezie, il goccio di acqua e tutto quanto, ma poi la cottura non viene omogenea. Per quanto comunque la tagine è particolare perché la cottura intera cotta già è a sé è una bomba, ma in più permette che l'aria calda si focalizza proprio nel cono. Ecco, non so spiegarvela bene, però comunque la cottura viene omogeneamente proprio per questo discorso qua del coperchio. Ecco, detta così terra terra. Però giustamente la carne va girata perché la carne che avete sotto si cuocerà, mentre quella che avete sopra si cuocerà leggermente meno, come tutte le cose vanno girate. Per quanto ripeto, la cottura così l'aria come una friggitrice d'aria, pensate quella, no? Quindi l'aria calda gira in maniera omogenea, però va mescolato. Quindi ci vediamo dopo. Allora, ragazze, la torta è lì, non è bruciata, è giusta, nel senso che ho infilato lo stecchino dentro, l'ho messa a raffreddare perché non ho posto a casa e c'è un freddo terribile fuori. Poi borrò le patate, è qua appena cotto, una patata mi si è leggermente abbrustolita e qua ci siamo col tagine. Ragazzi, ho dovuto aggiungere un po' di acqua e quindi l'ho lasciato leggermente scoperto e adesso ci siamo perché prima ho assaggiato aia scotta e il pollo era ancora un pochino rosato. Questo non vi preoccupate che non è bruciato, è l'acqua che ha trasbordato perché quando mettete un goccio di acqua in più poi lei bolle e vi si riempie al bordo. Di conseguenza è un segnale che vi dice di aprire il coperchio o comunque lasciarlo semiaperto. Io di solito lo lascio aperto qualche minuto, tipo 5-10 minuti. Se vedo che arriva fino qua, come è arrivato qua, vedete che c'è nero, dopodiché lo rimescolo e lo chiudo e lo lascio aperto a metà. Questo è spento, adesso mi prendo il guantone, lo tiro via dal fuoco in modo che non continua la cottura e ci siamo. Direi che abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare. Io intanto vi mando un grandissimo saluto, concludo qua il vlog, fatemi sapere se vi è piaciuto e ragazze, team cucina o shopping, devo dire che quando ho tempo mi piace cucinare in tranquillità. Vi mando un bacio grande, ci vediamo al prossimo video.